Buonasera, buonasera a tutti. Allora, cominciamo la parte del corso che riguarda gli aspetti psicopedagogici dell'insegnamento, quindi connessi anche al linguaggio. E quindi oggi abbiamo il piacere di avere con noi Aldo Borzese, che si occupa da sempre di didattica della chimica e didattica delle scienze, e si è occupato in particolare anche negli anni passati degli aspetti collegati al linguaggio e ovviamente della comunicazione, non come una comunicazione intesa come divulgazione, ma come una comunicazione dei concetti utilizzando un linguaggio adeguato. Ho detto bene? Sì, ho detto bene. Allora, è dell'Università di Genova e attualmente fa tanto il conferenziere, vero? Sì, più o meno. Più o meno. E quindi ha scritto tantissimo per quello che riguarda la didattica della chimica e delle scienze, e vi lascio a quello che ci racconta. Grazie, buonasera a tutti. Dipende da lui? Ci sarà una breve premessa, poi passeremo alle parole del titolo, scienze italiano, e poi una breve digressione sulla chimica, visto che ho capito che sono quasi tutti chimici, e poi una conclusione sulla comunicazione nel processo di insegnamento-apprendimento. Ho poca voce oggi, e spero che duri. C'è un aspetto, a mio avviso, a volte trascurato da chi si occupa, da chi insegna, soprattutto nelle discipline che usano linguaggi formalizzati: la comprensione. Eppure si tratta di un aspetto decisivo. È infatti la comprensione che produce conoscenza e curiosità. È solo attraverso la comprensione che si fortificano il pensiero critico e l'autonomia cognitiva. Una disciplina piace più delle altre perché si è compreso. Capire, infatti, produce atteggiamenti positivi e accresce la motivazione ad apprendere. La motivazione determina l'impegno e, se questo impegno si protrae nel tempo, l'atteggiamento positivo si trasforma gradualmente in attitudine. Viceversa, non capire conduce gli studenti a convincersi di non essere portati per quella o quelle discipline. Ne consegue una vera e propria rinuncia a porsi l'obiettivo di comprendere. Pertanto, puntare sulla comprensione come obiettivo primario della comunicazione didattica è essenziale. Perseguire questo obiettivo richiede agli insegnanti un grosso impegno. Occorre infatti un grosso lavoro di riflessione sugli argomenti che devono proporre, sul modo e sul livello a cui trattarli, in relazione ovviamente alle caratteristiche dei loro studenti. Gli insegnanti non sempre lavorano così. E anche quelli che conoscono la disciplina e che quindi non insegnano errori gravi, non si preoccupano abbastanza di questa fase preparatoria della loro attività didattica. La conoscenza della disciplina può farli sentire appagati e tranquillizzati da questa loro condizione e non farli soffermare abbastanza su ciò che intendono trattare. In questi casi, frequentemente, la didattica non raggiunge lo scopo di far comprendere. E ciò succede già a partire dalla scuola primaria. Infatti, anche in questo livello scolastico, capita che agli alunni vengano fornite informazioni, descritte situazioni, date spiegazioni che non comprendono. Un esempio emblematico è fornito dai sussidiari. Io, moltissimi anni fa, partecipai ad una ricerca
organizzata dagli istituti IRSAE, in particolare l'IRSAE della Liguria, sui sussidiari delle scuole, della scuola primaria. Ne esaminai una cinquantina, di terza, quarta e quinta, e avevo lo scopo di individuare nella sezione scienze gli errori. E errori ce n'erano, però non arrivavano neppure loro a questi poveri bambini, perché il linguaggio utilizzato, la mancanza totale di argomentazione, impediva di fatto che questi potessero comprendere qualunque cosa. Sto riprendendo questa analisi in collaborazione con la direttrice didattica di un istituto comprensivo di Brescia, che mi ha mandato già un mare di sezioni scienze, di testi, e devo dire che non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla, e la situazione è sempre la stessa, sono più colorati, sono più figure, però sono sempre inaccessibili dal punto di vista cognitivo in gran parte, soprattutto nell'area scientifica. E vi mostro un esempio, sperando che si legga bene. Allora non c'è ancora. La grande quantità di informazione argomentata presente in questi testi e soprattutto i numerosi termini specifici introdotti che non possono assumere significato culturale. È chiaro, non possono assumere significato culturale questi termini per questi bambini. Rendono impossibile quindi la comprensione. Ecco il testo che vi voglio mostrare. Non so se riuscite a leggere. Speravo che ci fosse lo schermo un po' più grande. Provo a leggerlo io. L'acqua è un elemento naturale. E qui voglio dire, Aristotele, ma circa il 97% di quella presente sulla Terra è in forma liquida, forma, e costituisce i mari e gli oceani. Ha una caratteristica: è salata e praticamente non è utilizzabile. Il restante 3%, priva di sali, viene chiamata dolce ed è in gran parte contenuta sotto forma di ghiaccio, al polo nord e al polo sud. Si trova inoltre anche allo stato gassoso nel vapore acqueo, leggete, questa è fantastica, nel vapore acqueo invisibile e nascosto nell'aria, cioè l'aria non ci fa vedere, lei è l'aria, noi la vediamo, mentre è nasconde il vapore. I bambini cominciano a... Ma aspettate, gli scienziati la chiamano monossido di idrogeno e scrivono il suo simbolo così, H2O. L'acqua infatti è composta da un pezzo di ossigeno e due pezzi di idrogeno legati tra loro in modo buffo da sembrare la faccia di un topolino. Questo è un sussidiario di classe terza di scuola primaria. E poi guardate le figurine, perché io spero che qualcuno si accorga di qualcosa in quelle figurine. Spero che qualcuno di voi mi dica qualcosa. Me lo auguro vivamente. Ditemi qualcosa. Non vedete che nello stato solido le orecchiette sono attaccate, nello stato liquido sono un po' più di distanti. Cioè lei, qui spezzano la molecola da, non so se, guardatelo bene, vi rendete conto, guardate qua, vedete, qui è attaccato, l'idrogeno è attaccato, poi nel liquido si stacca un po' e lì l'ossigeno va per conto, nell'acqua allo stato di vapore, cioè ossigeno e idrogeno, non è chiaro? Non è più acqua, quindi prima si contraddice, perché prima parla di vapore acqueo, ma il vapore d'acqua non c'è più, perché qui abbiamo, vedete, questo è un testo, come reale, è un testo di scuola, no, ma guardate che c'è da impazzire a leggerseli con attenzione, io come genitori, io non so, ma provate, se qualcuno ha un bambino, provi a guardarsi un testo e se lo guarda con attenzione c'è da impazzire. Questa è la situazione. Scusate. Bene. Questo cosa determina? Gli alunni cominciano a memorizzare
non possono capire e memorizzano. E purtroppo questa forma di apprendimento, una volta adottata, viene difficilmente abbandonata, soprattutto se memorizzare e saper ripetere fa ottenere buoni risultati e succede più spesso di quanto voi possiate immaginare. Buonissimi risultati anche se uno non ha capito nulla. Questa pratica didattica nel tempo, quando crescono sti bambini, conduce gli allievi che procedono negli studi, arrivano nella secondaria superiore e all'università, a una dimensione meccanica dell'apprendimento, che li porta a saper ripetere i contenuti dei corsi, ma li rende incapaci di collegare le situazioni, di effettuare inferenze, di mettere in relazione i concetti e le informazioni, un esercito di diligenti esecutori privi di autonomia cognitiva. L'anno scorso una ricercatrice dell'Università di Napoli mi ha cercato perché voleva proporre un questionario ai suoi studenti universitari, corso di laurea in ingegneria meccanica, primo anno, corso di chimica generale. E mi presenta le domande, io non ne condividevo neppure una, e l'ho pregata di farmi inserire due domande. E alcune le ho fatte togliere, altre le ho lasciate perché non potevo decidere tutto io, e vi mostro una delle domande, delle due domande che ho proposto io a questi studenti, primo anno di ingegneria di chimica dell'anno scorso, secondo semestre, quindi marzo dell'anno scorso, ingegneria meccanica, Università di Napoli. Questa è la domanda che io ho proposto. Se si dovessero pesare separatamente una soluzione ottenuta sciogliendo 5 grammi di un sale bianco in 20 grammi di acqua e una soluzione ottenuta sciogliendo 5 grammi di un sale di un colore diverso dal bianco in 20 grammi di acqua, si otterrebbe lo stesso risultato, peserebbe di più la soluzione in cui è sciolto il sale di colore diverso dal bianco. Motiva, giustifica la risposta. Gli studenti erano 105, 22 di questi studenti hanno risposto B, peserebbe di più la soluzione in cui si è sciolto il sale di colore diverso dal bianco e la motivazione è stata perché c'è il colore. Bene? Ora, può sembrare che 22 studenti siano pochi, ma abbiamo studenti universitari di ingegneria, quindi sono studenti che hanno svolto probabilmente in gran parte la scuola tranquilli, con buoni risultati e sono arrivati a questo punto. Guardate che indagini come queste che io ho fatto a tutti i livelli scolastici, danno dei risultati incredibili, incredibili a tutti i livelli scolastici. La conservazione della massa, questo è un problema enorme che non viene affrontato, invece si inseguono mode pedagogiche nella scuola primaria, dovunque, si va fuori dalla scuola, si va in giro, invece che lavorare su obiettivi trasversali, non necessariamente disciplinari. È necessario sradicare quindi la pratica del memorizzare e saper ripetere, consapevoli che una comprensione reale e non solo supposta, il credere di capire, la comprensione supposta, il credere di capire, è diffusissimo. Studenti universitari dirigentissimi, credono di capire, vi assicuro, poi provate a vedere, non hanno capito nulla, però sono convinti di aver capito prima di mostrare loro che non hanno capito. Quindi arrivare alla comprensione è l'obiettivo primario che si deve proporre un insegnante, la comprensione. Ho fatto prima riferimento alla scuola primaria, brevemente, perché è in gran parte nella scuola primaria che si decide lo stile di apprendimento che gli allievi assumeranno nella loro carriera scolastica. È decisamente qui che si comincia ad avere uno stile di apprendimento che è quello del memorizzare. Conosco molta gente che si è laureata senza comprendere, e anche brillantemente. Come diceva Einstein, qualunque imbecille può sapere. L'importante è capire. È in questo livello scolastico che occorre avviare gli allievi all'acquisizione di quelle capacità trasversali di base che consentiranno loro di attivare atteggiamenti consapevoli nei confronti dei concetti delle scienze
moderne, nella scuola primaria. Ne ricordo alcune, possono apparire banali, in realtà ormai molti studenti universitari non hanno queste capacità, vi assicuro che non hanno queste capacità. Sono banali. La scuola primaria, anziché inseguire mode, dovrebbe cercare di perseguirle, a prescindere dalla disciplina, a prescindere, utilizzare le discipline per qualche concetto operativo, ma per arrivare a queste capacità. A questo proposito, sarebbe auspicabile che nella scuola primaria in ambito scientifico si privilegiasse la dimensione fenomenologica, è certamente più accessibile e renderà quindi più facile praticare una didattica del capire, favorirà il coinvolgimento attivo degli allievi e consentirà loro di accrescere la propria autostima. Le scienze, abbiamo detto premessa, le scienze. La formazione scientifica non dovrebbe condurre solo a conoscere, ma anche ad acquisire un modo di pensare creativo e determinato nello stesso tempo. Aiutare a capire il mondo in cui si vive e a comprendere ciò che succede. Le scienze oggi hanno un ruolo centrale nel sistema produttivo e nella vita quotidiana e questo ruolo è destinato a essere sempre più importante e centrale. Si sono incorporate a tal punto nella vita sociale da rappresentare un elemento essenziale per comprendere e comunicare in modo efficace. Ma se su queste considerazioni si constata da tempo un consenso generalizzato, sia a livello sociale che politico, il problema si pone quando si passa dalle dichiarazioni di principio alla situazione reale. A scuola, infatti, non solo lo spazio temporale dedicato all'area scientifica è decisamente inadeguato, ma sembra mancare del tutto la consapevolezza che, per chi si avvicina per la prima volta al loro studio, le scienze non rappresentano un fatto culturale rilevante. Occorre far crescere le conoscenze in questo settore perché questo succeda. Affinché lo diventino, non serve puntare sugli effetti speciali dei tanti festival e carnevali della scienza. Non serve. E neppure seguire il punto di vista di coloro, tra gli insegnanti, i divulgatori, i comunicatori sociali della scienza, che pensano che un buon insegnante o divulgatore o comunicatore sia in grado di far capire qualunque cosa a chiunque. No. Occorre praticare una didattica del capire, cioè una didattica in cui ciò che viene proposto è scelto ed espresso in modo che lo studente sia in grado di comprenderlo. Abbiamo detto le scienze, l'italiano. Tutti i momenti comunicativi e tutte le materie di studio si avvalgono del suo apporto. Pertanto, una delle finalità della scuola dovrebbe essere quella di condurre tutti gli studenti a padroneggiarlo. A questo scopo, tutte le discipline scolastiche dovrebbero contribuire all'educazione linguistica degli alunni e degli studenti. Tutti gli insegnamenti, infatti, hanno a che fare con forme lessicali o codici e tutti usano la lingua verbale per parlare dei contenuti che considerano. Occorre quindi che gli insegnanti siano coscienti della loro funzione di registi della comunicazione in classe, consapevoli di costituire per gli alunni un modello di lingua anche in relazione ai vari contenuti disciplinari che pongono. Consapevoli del fatto che devono insegnare a studiare, a prendere appunti, a verbalizzare i contenuti con un linguaggio preciso, rigoroso, adeguato. A questo scopo, complemento indispensabile allo sviluppo delle capacità linguistiche dovrebbe essere l'esercizio sistematico di far mettere per iscritto agli alunni le osservazioni e le considerazioni che effettuano. Bisogna smettere di pensare che le scienze siano una materia solo orale, bisogna farli lavorare per iscritto sistematicamente. Scrivere consente di separare emittente e destinatario, di pianificare maggiormente il discorso e di ritornare su quanto già scritto per eventualmente modificarlo. Scrivere contribuisce alla familiarizzazione lessicale degli studenti, rappresenta un contributo importante per la loro educazione linguistica. Scrivere richiede inoltre la messa in atto di strategie e capacità metacognitive che favoriscono la riflessione e la concettualizzazione.
Credo pertanto che coinvolgere gli allievi in esercitazioni scritte sia molto importante. È qui che la collaborazione tra l'insegnante di scienze e quello di italiano è essenziale. Le scienze e l'italiano. L'approccio didattico adottato abbastanza sistematicamente dagli insegnanti del gruppo di studio che coordino a Genova, nell'ambito delle attività congiunte tra insegnante di scienze e insegnante di italiano, prevede la seguente fasi: presentazione di un argomento, di un problema o di un fenomeno, esercitazione scritta individuale in cui gli allievi sono chiamati a rispondere a una domanda inerente l'argomento o il fenomeno, esercitazioni in piccoli gruppi in cui i singoli mettono a confronto le proprie risposte per giungere possibilmente a una formulazione condivisa, presentazione orale dei risultati del lavoro di gruppo, discussione generale che si conclude con una rielaborazione delle risposte. Guardate bene, in genere gli obiettivi che ci si propone di raggiungere accanto a quello legato all'argomento che si sta trattando sono quelli che vi stavo elencando prima. Naturalmente è un avvio all'acquisizione di certe capacità, di certe abilità, di certe competenze, ma è fondamentale che questo venga fatto. Lavorando insieme in questo modo, l'insegnante di lettere e quello di scienze possono accrescere enormemente la produttività della loro didattica. Infatti, oltre ad avviare gli allievi ad acquisire i concetti e le informazioni inerenti il tema specifico considerato, possono aumentare le loro competenze logico-linguistiche. E inoltre possono far loro comprendere le regole che governano il linguaggio, i suoi modi di adattarsi alle differenti esigenze comunicative dei diversi settori e contesti. La sua capacità di modificarsi in base alle necessità, stiamo parlando del linguaggio. L'ambito scientifico è infatti particolarmente adatto a questo scopo, perché è un ambito in cui il linguaggio naturale, così come viene usato nella vita quotidiana, appare insufficiente a esprimere con la dovuta precisione gli eventi. In ambito scientifico, infatti, la polisemicità delle parole rischierebbe di vanificare l'intento di puntare sulla precisione e sulla univocità. L'intervento sul linguaggio naturale in questo ambito è stato dunque necessario e consiste nell'introduzione di un lessico specifico in grado di dare informazioni sull'oggetto di studio. Un lessico che si pone l'obiettivo di salvaguardare il più possibile le caratteristiche di univocità e di acontestualità. Ciò comporta che le parole del linguaggio naturale vengano congelate attraverso la neutralizzazione della componente connotativa del loro significato, mantengano pertanto unicamente il loro carattere denotativo, acquistando significato univoco, obiettivo e diventando termini. L'artificialità introdotta nel linguaggio naturale in ambito scientifico non si limita però solo a questa, l'introduzione cioè dei termini. Infatti, accanto a quella generata dall'introduzione di un lessico specifico, c'è quella determinata dalla struttura logica sintattica delle frasi, cioè non solo un lessico, ma anche una struttura logico-sintattica particolare nelle frasi che si usano in ambito scientifico. In effetti la scienza, per le sue esigenze, ha sviluppato uno stile linguistico molto particolare, che si basa sulla standardizzazione delle costruzioni sintattiche. Dal punto di vista estetico si tratta di uno stile certamente poco brillante, ma si ottiene così un linguaggio che punta sull'esattezza delle informazioni, seppure con perdita di espressività. Nel linguaggio in ambito scientifico, infatti, non c'è spazio per giochi metaforici. Ogni termine ha un preciso significato, ruolo e posizione nelle frasi. Poiché la scienza più adatta per rappresentare le caratteristiche specifiche che assume il linguaggio in ambito scientifico è senza dubbio la chimica, e qui ho introdotto alcune slide che sono appunto legate al nostro ambito, e l'ho fatto proprio perché l'ambiente lo richiedeva, ecco, mi pareva. Vale la pena quindi soffermarsi un attimo in ambito chimico.
Il lessico utilizzato per designare le sostanze pure, la cosiddetta nomenclatura chimica, si deve a Lavoisier. Si tratta di un lessico chiaro con una nomenclatura molto strutturata attraverso l'utilizzo di un sistema univoco di prefissi e suffissi che motivano tutti i termini. E la possibilità di utilizzare questi prefissi e questi suffissi ha avuto e ha grande importanza, perché ha consentito di ridimensionare fortemente il numero dei termini. Infatti, se volessimo definire ogni sostanza chimica con nomi diversi, arriveremmo a più di un milione di termini. Invece, impiegando e perfezionando le derivazioni introdotte da Lavoisier, è possibile costruire queste derivazioni con un numero estremamente inferiore di significanti di base, di designanti di base. Sia banali, designanti banali, significanti banali, per esempio ferro, in cui la forma del significante, del designante, non informa per nulla sulla struttura chimica del significato, sia semibanali o semisistematici, metano, per esempio, in cui la forma del significante, metano, informa solo in parte sulla struttura chimica del significato, con il suo suffisso ano, sia sistematici, tricloro-1,3,5-esano, in cui la forma del significante permette di ricostruire integralmente la struttura chimica del significato. In effetti, la nomenclatura chimica ha subito modificazioni nel tempo, nel tentativo effettuato dai chimici di superare la semplice etichettatura. E questo al fine di individuare per i differenti oggetti termini che non deformassero la realtà, che esprimessero al massimo grado possibile la loro costituzione. A questo proposito, Dagonier parla di corrispondenza voco-strutturale. L'operazione di designazione avviene associando l'espressione verbale alle varie sostanze, espressione al contenuto. Per esempio, a quella certa sostanza è stato assegnato il nome alluminio, a quell'altra il nome idrogeno, a quell'altra ancora il nome fosforo e così via, ammoniaca, glucosio, acido cloridrico. Dopo aver designato le sostanze occorre anche descriverle. E descriverle vuol dire individuarne le proprietà che consentono di associare al nome un significato. Si sono introdotti allora altri designanti che rappresentassero queste proprietà, per esempio acido, base, anfotero, ossidante, riducente. Così questi nomi, da sole espressioni verbali senza contenuto, diventano termini. Associando l'espressione al contenuto si ottiene il termine in questo caso. Ci si rese poi conto, però, che l'elenco delle proprietà necessarie per caratterizzare alcune sostanze elementari era molto lungo. Per esempio, per una sostanza come l'alluminio, lucentezza, colore grigio, capacità di condurre la corrente elettrica ed il calore, duttilità, e si potrebbe continuare, si introduce allora un nuovo termine, metallo, che potesse rappresentare le proprietà che erano state riconosciute nell'alluminio e in altri elementi. Tale significante al metallo permette, associandolo al nome di un dato elemento, di riconoscergli il pacchetto di proprietà che rappresenta. Utilizzando questo e altri significanti di gruppo, significante di gruppo nel senso che vale per tanti significanti individuali, si facilita la caratterizzazione delle sostanze e si ottiene un'economia espressiva che è incredibile, solo la chimica riesce in questa economia espressiva. Così, per esempio, si potrà caratterizzare il cloruro di sodio come solido, composto, sale, l'ossigeno come elemento, non metallo, gassoso. A volte, per accrescere il potere caratterizzante di un designante di gruppo, lo si fa seguire da un aggettivo, acido forte, metallo nobile, base debole, o si fa seguire un designante da un altro designante aggettivato, metallo alcalino, solido ionico, sale basico, o ancora si aggiungono precisazioni numeriche, acido monoprotico, composto ternario. I designanti di gruppo sono portatori di pacchetti di proprietà. Questa è la nomenclatura, la simbologia. In chimica, accanto al lessico specifico, la nomenclatura,
che rappresenta il sistema di comunicazione diretto, è stato creato un sistema semiologico sostitutivo che rappresenta fedelmente la struttura del sistema diretto. Questo sistema sostitutivo è costituito da una vera formula scritta e non attraverso termini. In questa formula, infatti, sono stati sostituiti i termini del linguaggio naturale con alcuni simboli. E i simboli sono le iniziali dei termini che indicano le sostanze pure. E quando i nomi delle sostanze hanno la stessa iniziale, a questa si aggiunge una seconda lettera. Per esempio, se si tratta di metalli, si aggiunge la prima consonante che segue. La simbologia chimica rappresenta un esempio emblematico di scrittura polisintetica. In effetti, ogni simbolo in chimica racchiude in se stesso un numero elevato di significati. Gli esempi che si potrebbero ricordare per mostrare questa grande quantità di concetti racchiusi in pochi segni sono numerosissimi. Ricordo, a titolo esemplificativo, l'equazione chimica, che rivela a chi conosce questa scienza non solo una grande varietà di significati, ma anche l'aspetto quantitativo dei processi chimici, sia in termini di particelle, sia in termini di massa delle sostanze che vi partecipano. E come emblema della capacità di sintesi della simbologia chimica vale la pena citare la tavola periodica degli elementi, con pochissimi segni disposti in file e colonne, è stato riassunto il reale in tutta la sua estensione e diversità. L'esigenza di conoscere le forme e gli strumenti di comunicazione propri della chimica e più in generale delle scienze è divenuto sempre più indispensabile oggi per l'importanza crescente che la scienza ha assunto nella nostra società. E da questo punto di vista il ruolo culturale degli insegnanti di era scientifica potrebbe essere fondamentale se essi acquistassero la consapevolezza dell'importanza del ruolo che potrebbero svolgere. Naturalmente, per conferire un effettivo spessore culturale allo studio del linguaggio in ambito scientifico, sarebbe necessario rendere coscienti gli allievi delle sue finalità, delle sue connessioni logiche e metodologiche con la scienza, e non limitarsi a introdurre termini e simboli nuovi in maniera sovrastrutturale. I termini e i simboli utilizzati in ambito scientifico assumono significato culturale solo se chi li apprende possiede i requisiti necessari che gli consentono di associare ad essi il pacchetto di proprietà che li accompagna. Per esempio, quando un chimico scrive Cl2, CO2, PCl5, NaCl, MgBr2, e sottolinea che le prime tre formule rappresentano molecole, mentre le ultime due unità di formula, deve essere consapevole che questa capacità di discriminare, questa sensibilità al codice linguistico della chimica, si deve al fatto che questi simboli sono per lui portatori di un altro numero di informazioni sulle proprietà delle sostanze e sulla loro struttura. Deve peraltro capire che per lo studente che non conosce la chimica, rispondono invece solo a esigenza di caratterizzazione formale. Così, per esempio, MgBr2 richiamano i chimici il concetto di solido ionico, l'immagine del reticolo cristallino, la presenza in tale reticolo di ioni di segno opposto che si alternano in un rapporto 1:2, l'alto punto di fusione, la fragilità, la capacità di condurre la corrente elettrica allo stato fuso. Allo studente che si sta avvicinando allo studio della chimica, MgBr2 non richiama alcunché e non può comprendere le distinzioni se non gli vengono forniti i requisiti necessari. Come mai sto pezzo? Come mai c'è sto pezzo? Questo pezzo ci sono io, non si può togliere? Quel pezzo. Vabbè. Le parole sono importanti se, come dice Lavoisier, chiamano alla mente i fatti e le idee da essi derivati. Sono convinto
che una diffusione delle scienze che non investa a fondo gli aspetti linguistici rischia di ridurre l'insegnamento scientifico nella scuola a un rapporto fiduciario con gli esperti, i soli per definizione in grado di valutare e decidere per il meglio come i filosofi platonici. Da questo punto di vista, lo ribadisco, l'interazione tra l'insegnante di lettere con quello di scienze è fondamentale. L'insegnante di lettere e quello di scienze insieme dunque potrebbero svolgere un ruolo educativo estremamente prezioso e gli allievi non solo migliorerebbero le loro competenze linguistiche, ma verrebbero orientati ad avere un atteggiamento più consapevole e quindi più attento anche nella lettura dei testi scolastici, che consentirebbe loro di ridimensionare gli ostacoli che questi testi potrebbero frapporre a una comunicazione didattica efficace. L'ultima parte, la comunicazione didattica. La comunicazione didattica è un caso particolare della comunicazione umana ed è asimmetrica e intenzionale. Coinvolge l'intero essere umano nella sua complessità. Non attraversa cioè solo tutti i fenomeni della sfera cognitiva degli individui, ma anche quelli della loro sfera emozionale, relazionale, affettiva. Non si può cioè pensare di ottenere una reale comunicazione dialogica agendo solo su una delle sfere dell'interiorità individuali. In realtà, da parecchi anni, da parte di coloro che si occupano a livello di ricerca di problematiche educative, prevale la tendenza a privilegiare il metodo, gli aspetti relazionali, cioè ad agire in modo da assecondare la componente affettivo-emozionale degli studenti. Questo succede da sempre in ambito psicopedagogico, da sempre in ambito psicopedagogico, nel senso che non possono che rivolgersi a questo aspetto perché non hanno competenze per rivolgersi all'altro, ma sta succedendo da tempo ormai anche nell'ambito nostro. Coloro che si occupano, questo è quello che penso io naturalmente, tanti suggerimenti emersi in questi studi. Ricordo per esempio creare in classe un clima sereno e amicale, partire dagli interessi degli allievi, partire dai problemi reali, utilizzare una didattica in cui gli allievi sia individualmente sia in piccoli gruppi svolgono attività in maniera il più possibile autonoma, favorire la collaborazione e la discussione. Si tratta di indicazioni importanti che contribuiscono sicuramente a realizzare una didattica efficace. L'attenzione al metodo e alla relazione è importante e occorre mantenerla. Suscitare motivazione negli allievi è fondamentale. Occorre che l'insegnante abbia la capacità di convincere senza imporre, di stimolare, di aiutare, di non mistificare, di venire incontro alle esigenze degli allievi. Favorirà così atteggiamenti positivi verso ciò che insegna. È però indispensabile essere consapevoli che riuscire a suscitare atteggiamenti positivi negli allievi è una condizione necessaria, ma non sufficiente. L'interesse e la motivazione non possono durare a lungo se manca la comprensione. Cioè una comunicazione didattica che si realizza in un contesto privilegiato, in cui gli argomenti trattati sono considerati importanti sia dall'insegnante che dagli studenti, in cui gli allievi sono attenti, intelligenti e laboriosi, e in cui gli insegnanti sono motivati e preparati, non è necessariamente dialogica. Quindi, pur in un ambiente ideale in cui tutte queste cose vanno bene, può non essere dialogica, perché è la componente cognitiva degli allievi che può non consentire loro la comprensione di ciò che viene espresso. Entra in gioco il ruolo del linguaggio, il linguaggio nella sua interezza duale. Il linguaggio è duale, espressione e contenuto. Quante volte è solo espressione per i ragazzi? Nel senso che ogni linguaggio concepibile implica un'espressione e qualcosa di espresso. Non può esserci un'espressione senza qualcosa di espresso e viceversa. Queste caratteristiche sono di tutti i linguaggi. Il contenuto, cioè, è il complemento indispensabile dell'espressione.
Pertanto, lo studio dei segni linguistici non ha senso disgiunto dall'analisi dei significati che a essi si legano. È generalmente accettata oggi l'idea che per linguaggio si possa intendere la facoltà di associare due diversi ordini di entità: l'ordine dei contenuti mentali, che da soli non hanno alcun mezzo per manifestarsi ad altri, essendo per loro natura interni, e l'ordine delle realtà sensoriali, che permettono ai contenuti mentali di manifestarsi all'esterno. Possiamo dire allora che il linguaggio è la facoltà di associare il contenuto all'espressione allo scopo di manifestarlo. Il linguaggio trascina dunque sempre con sé un contenuto. Pertanto, nella comunicazione didattica è indispensabile l'attenzione ai contenuti che si considerano, al livello a cui si considerano e alle parole che si usano per trattarli. È spesso la mancanza di attenzione a questi aspetti che impedisce di ottenere la comprensione di ciò che si propone in classe. Breve conclusione. Il comportamento di alcuni insegnanti fa pensare che credano che un buon docente, l'ho già detto all'inizio, possa insegnare qualunque cosa a chiunque. I contenuti non sono tutti uguali e per essere acquisiti possono richiedere un numero maggiore o minore di requisiti cognitivi. Voi sentirete spesso dire prerequisiti, ricordatevi di togliere sempre quel pre davanti, lasciate solo requisiti, grazie. Un numero maggiore o minore di requisiti cognitivi. La scelta dei contenuti da trattare e il livello a cui trattarli rappresenta un compito fondamentale e prioritario per gli insegnanti. Se non si effettua con la dovuta attenzione questa scelta, se non si individuano contenuti adeguati al bagaglio cognitivo posseduto dai propri allievi, se i contenuti che si propongono in classe richiedono requisiti non posseduti dai propri allievi, vengono vanificati tutti gli sforzi fatti per favorire l'interesse e motivazione. La componente affettivo-emozionale all'inizio può essere enorme, ma se non si capisce, non si mantiene, non si può mantenere. Non c'è metodo, non c'è approccio che possa funzionare se i contenuti sono inaccessibili. Non si avrà comprensione. Nella scuola l'educazione scientifica può dare un contributo fondamentale allo sviluppo di competenze osservativo-logico-linguistiche, ma questo è possibile, ripeto ancora una volta, solo se i contenuti su cui si lavora, se gli esperimenti che vengono effettuati sono effettivamente alla portata dei nostri allievi. L'auspicio è che questa consapevolezza venga acquisita, che si comprenda che fare didattica non significa considerare l'insegnamento per se stesso, ma in relazione alle caratteristiche di coloro che devono apprendere. Grazie. E se vogliamo fare delle domande, visto che c'è tanto tempo. Molto tempo. Molto tempo. Si è addormentato qualcuno, visto, ma no. Nessuna domanda. Quindi, diciamo, nella scuola di base le proposte che tu fai riguardano... Se poteva venire qualcuno della scuola di base, ritengo che sia la scuola più importante, quindi mi scuso, ma così la penso. No, riguardano, per quello che riguarda i contenuti, diciamo, gli aspetti fenomenologici che riguardano il macroscopico, per come, sì, insomma, per come ci... ti conosco e per quello che pensiamo. No, se c'è molto tempo posso far vedere una brevissima cosa, però... però deve venire quel signore là. È un esempio. Allora, è un brevissimo tratto di percorso didattico. Si riferisce alla dissoluzione del sale da cucina in acqua. E... vediamo. Intanto sono indicati alcuni degli obiettivi che ci si propone. Questo è un lavoro che viene rivolto dagli insegnanti, che in collaborazione c'è l'insegnante di lettere e quello di scienze insieme.
tutto scritto, tutto, si lavora sullo scritto in maniera sistematica. Qui sono indicati alcuni degli obiettivi che si intende perseguire con questo tratto di percorso. Sono sempre avvii alla capacità, ovviamente. Avvio alla capacità di effettuare previsioni sui parametri che influenzano un fenomeno. Avvia la capacità di predisporre analiticamente attività pratiche che consentano di verificare le previsioni fatte. E avvia la capacità di descrivere in sequenza ordinata il fenomeno che si sta considerando. E guardate che questa capacità di descrivere in sequenza ordinata non ce l'hanno addirittura studenti universitari, ve l'assicuro. Corso di laurea in scienze della formazione primaria è una cosa impressionante. Vediamo se avvia la capacità di usare in maniera appropriata un certo numero di termini, e avvia la capacità di mettere a punto una definizione del fenomeno, eccetera. Purtroppo c'ho poco, non. Questa è la parte iniziale. C'è un'esercitazione individuale. Gli insegnanti richiamano alla mente degli alunni il fenomeno della dissoluzione del sale da cucina in acqua e chiedono loro di descrivere individualmente su un foglio che viene loro consegnato, possibilmente personalizzato. È tutto importante che ci sia nome e cognome, tutto molto importante. Queste operazioni andrebbero fatte sempre così. Come effettuerebbero un'esperienza che realizza il fenomeno. Fase 2, gli insegnanti dividono la classe in gruppi e chiedono di confrontare nell'ambito di ciascun gruppo le descrizioni effettuate da ciascun componente per poi arrivare alla formulazione di una descrizione comune. A tale proposito consegnano un foglio, eccetera. Fase 3, un gruppo attraverso un suo rappresentante espone oralmente la descrizione condivisa e i rappresentanti degli altri gruppi intervengono solo per eventuali discordanze aggiunte. Qui il problema diciamo, prima si facevano lavorare tutti i gruppi e diventava una cosa fastidiosa e si perdeva l'attenzione. Invece, diciamo, c'è solo l'intervento del rappresentante dell'altro gruppo, in modo che il tempo in qualche modo si restringe, ma si ha una discussione più aperta con la partecipazione di tutti. Gli insegnanti coordinano e scrivono alla lavagna le eventuali differenze emerse. Fase 4, si effettua una discussione generale che dovrebbe condurre possibilmente a un'unica descrizione condivisa delle operazioni da effettuare. E qui, poi, naturalmente a seconda dei casi, qui c'è scritto gli insegnanti effettuano l'esperienza, perché l'alternativa è che invece siano gli stessi ragazzi, e questo dipende dai contesti, dipende dalle situazioni, dai tempi, eccetera. Modulo B. Una prima opzione del modulo B è la seguente. Questa è funzionale a far giungere i ragazzi alla definizione del fenomeno. Questo tratto, breve tratto, è a quello scopo, diciamo. Gli insegnanti, dopo aver rilevato che il fatto che il sale da cucina si sciolga nell'acqua viene espresso di solito affermando che il sale da cucina è solubile nell'acqua. Ah, volevo dire una cosa che non ho detto. Si parte sempre da saperi esperienziali, Si parte sempre da saperi esperienziali che non creano problemi neppure ai più deboli. Questo è fondamentale. Che anche i più deboli possono intervenire su una questione del genere, sono alla pari, perché è un sapere, non è un sapere perché. Il sapere perché di questa cosa richiede tutta la chimica. Il sapere perché si scioglie richiede veramente una quantità di chimica, e di cui quei docenti che insegnano la chimica microscopica probabilmente non ne sono consapevoli. E invitano gli alunni a completare la seguente frase. Si dice che una sostanza solida, per esempio il sale da cucina, è solubile in un liquido, per esempio l'acqua, quando? Questa è la frase. E loro la completano. E vediamo cosa c'è scritto. Anche in questo caso il modo di procedere è la sequenza: esercitazione individuale, lavoro di gruppo, discussione generale, discussione condivisa. Qua, perché poi qui questo pezzo si ferma, qui il percorso procede partendo dalle risposte dei ragazzi che nella definizione scrivono scompare, quindi mettono quando scompare, chiaro? Naturalmente questo conduce, qui c'è scritto l'insegnante, a dire non c'è più, allora noi abbiamo nelle classi un numero di ragazzi che ti dice è scomparso,
e un altro che invece dice no, c'è ancora. Cioè, abbiamo questa situazione. Nelle classi abbiamo questa situazione, soprattutto nella scuola di base. Guardate che il fatto che non c'è più si mantiene nel tempo per qualcuno, si mantiene nel tempo anche crescendo. Ma a prescindere da qui c'è la possibilità di lavorare a lungo, perché, e noi abbiamo lavorato a lungo in questa direzione, nel senso che naturalmente con lo stesso criterio si mettono lì e poi si arriva a predisporre l'esperienza per vedere chi ha ragione. E per predisporre l'esperienza ciascuno riprepara di nuovo il criterio per fare l'esperienza, cioè è un lavoro lunghissimo e molto dispersivo, però i ragazzi non fanno che pensare, che scrivere, che riflettere. Dovete mettervi in testa che è un contenuto apparentemente banalissimo che consente di acquisire o di avviare all'acquisizione di un numero di abilità incredibili, molto più alte di quelle di portarli in giro per le strade, per i musei. Modulo B, una seconda opzione. Gli insegnanti, utilizzando anche eventuali spunti emersi in precedenza, chiedono agli alunni di rispondere individualmente alla seguente domanda. Il fenomeno di dissoluzione delle sali da cucina in acqua può essere più o meno rapido. Secondo il tuo punto di vista, il fatto che le sali da cucina si possa sciogliere più o meno rapidamente, da che cosa? Dipende. E qui si apre un altro bel pezzo. Vediamo cosa c'è qua, c'è poco perché c'è nulla. Gli alunni, dopo aver risposto individualmente alla domanda precedente, su un foglio consegnato, possibilmente, cominciano a non riuscire più neppure a spostare le mani. Vengono divisi in gruppi per confrontare le conclusioni dei singoli, vengono invitati a descrivere le conclusioni condivise e eventuali posizioni personali. Fase 3, il rappresentante, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è più nulla. Fase 4, una discussione generale, gli insegnanti scrivono alla lavagna tutti i fattori che sono emersi dai gruppi come influenzanti la maggiore o minore rapidità di avvenimento del processo. Non so come mai, no. Modulo C, tratto di percorso in cui si cerca di verificare la validità o meno delle conclusioni emerse nel modulo precedente, se il giorno della lezione cambia. Si sceglie uno dei fattori influenzanti, per esempio le dimensioni dei granellini, per esempio le dimensioni che escono e se non escono si fanno uscire nella discussione, eccetera, eccetera, e qui diciamo loro devono mettere a punto un'esperienza, per eccetera, eccetera, e qui sulla dimensione dei sali è divertente perché il sale grosso è meno solubile del sale fino. Come mai il sale grosso è meno solubile del sale fino? Prego? Minore superficie. E perché la maggiore superficie favorisce la dissoluzione? Abbiamo dei chimici. Questa risposta non è frequente. Negli ambienti che incontro io non ho spesso queste risposte. Se non ci sono chimici è difficile avere risposte di questo genere. Sto dicendo quindi che qui c'è qui le esperienze possono essere più d'una. In questo caso l'esperienza è abbastanza semplice. C'è il problema, escono fuori una quantità di cose incredibili da parte dei bambini, quindi si va avanti in vario modo. Stavo pensando cos'altro c'è. Qui è sempre la stessa, è sempre lo stesso, quindi. Aspetta, scusa un attimo. No, non c'ho altro, sì. Dunque, io ho provato a fare dei percorsi fatti per la scuola elementare, ai ragazzi di prima superiore. Sì. Ci dovrei avere anche. E, insomma, sono arrivata alla conclusione che le difficoltà che avevano i bambini della scuola elementare sono le anche noi alunni della prima. Sì. Questo l'ho fatta all'inizio. Se ciò, la cosa che lo vorrei far vedere. Sì, va volentieri. Aggancio che magari può essere, sì,
No, magari se ce l'ho, però ci vuole qualcuno che mi aiuti a manovrare questo. Ci vuole quel signore? No, ma se non la consideri un'ingerenza... No, ma c'è manco... Anzi, mi riposo. Ci vuole però qualcuno che mi aiuti. Non c'è... La signorina c'è là, signorina là. Chiamala. Sì, se c'è la... Grazie, è molto gentile. Se ce l'ho, speriamo. Può essere interessante perché magari si vede il confronto. Che è quello, questa esperienza di cui volevo parlare... È quella che mi fece cambiare proprio radicalmente il modo di lavorare, perché io pensavo appunto che alunni di 14 anni, diciamo con un percorso pensato per bambini della terza, quarta primaria, no, fosse scontato. Invece non era proprio per niente scontato e quindi... Sì, ma è vero. Il problema è che nella scuola superiore ne hai già per, hai già della gente perduta per sempre. Cioè, la scuola a livello fenomenologico e diciamo macroscopico non insegna nessuno. La scuola solo in termini esplicativi. Io vedo che sotto questo. Questo c'è un altro. Cos'è? Hai visto? Quella è fantastica. Mi sembra che fosse la nuvoletta. Fantastica, quello. Non avevo capito che quello era. Visto? È fantastico quello. Ma c'è pieno, pieno, c'è pieno. Ma con quel modo di esplorare, dopo da pazzo. Quindi dovrebbero essere vietati alla pubblicazione. Dato un secondo, se riesco a rintracciarlo può essere meglio. Questo è sotto vento. No, questo è un Word. Allora presentazione. Vediamo un po' indietro da qui. Presidente, ho parlato con i responsabili, anche sono andato anche al Senato, c'è gente che non capisce manco quello che gli dici. Cioè, ma tutti, non c'è competenza adesso. No, ma io sono convinto che è una battaglia. Tu vedi, da quando eravamo giovani adesso cos'è cambiato? È la tecnologia va avanti, lavagne fantastiche, fantastiche. Si va giù, oh, questo aspetta, però bisogna lo trovi, se no. Eccolo. Ora io glielo devo mandare, però su questo ritmo, se non me lo vedono. Parla il microfono, sì. E però se lo vuole scorrere. Così. Io soffro molto quando mi vedo. Perché mi vedo vecchio e quindi soffro. Difatti voglio che... Gli ho detto se me lo potevo... Vede? Sì. Allora, questo è un percorso pensato per la terza elementare, scusate, e parte dal riconoscimento di tre solidi bianchi, che sono il sale, lo zucchero e il marmo. Quindi si portano queste tre sostanze su tre contenitori ai bambini e si portano, diciamo, inizialmente così come sono e si fanno osservare.
Ora, io qui avevo il microscopio anche per osservarli, però insomma se uno ha la lente di ingrandimento, prima occhio nudo, e i ragazzi anche di 14 anni ci trovano grandissime differenze, anche fra il sale e lo zucchero, che pur essendo entrambi cristallini, diciamo c'è chi li vede di un colore, chi li vede di un altro e così via. E poi si tratta appunto di pestare i tre solidi e si vede a un certo punto che tutti e tre assomigliano al marmo pestato, quindi al carbonato di calcio. E quindi a quei punti lì bisogna trovare un altro sistema per vedere insomma come si possono riconoscere. Allora, tutti più o meno sanno che il sale e lo zucchero si sciolgono nell'acqua. Utilizzo l'espressione sciogliere e non solubilizzare perché voglio che piano piano questo termine di senso comune venga sostituito dal termine scientifico, come ci diceva Aldo. Cioè questa dopo parola di senso comune, parola di senso comune, ecco, perché ora è bene, perché lui fa tutte le volte, abbiamo fatto anche un articolo insieme, correggeva tutto, perché lui è preciso. Comunque, allora, così. Allora, quindi usiamo la parola sciogliere. Quindi vediamo in pratica che il sale e lo zucchero si sciolgono nell'acqua, mentre invece il marmo no. Questa io lo faccio per... vengo a costruire anche il primo concetto di soluzione che è vicino al loro modo di conoscere, perché io vedo che se metto questo in una provettina l'insieme si presenta limpido. E dove devo chiarire linguisticamente cosa si intende per limpido? Cioè vedo al di là, non solo vedo al di là, ma non ci sono particelle sospese. Guardate che anche posso anche andare sul vocabolario e vedere che cosa si intende per limpido, però a questo punto la parola limpido acquista forza, concretezza, diventa, si incarna, diciamo, questo concetto si incarna. E vabbè. Dopo, quindi... ci sono questo sale e lo zucchero che devono essere però distinti fra di loro. Allora i bambini stessi possono proporre il metodo di bruciarli, no? Perché sanno per esempio che lo zucchero bruciando diventa caramello. Allora questo percorso che io ho provato a fare in prima superiore è stato entusiasmante per loro, perché pur avendo conosciuto, insomma, conoscendo il sale, lo zucchero e il marmo e avendoli visti, per loro, diciamo, farli osservare, farglieli vedere, conoscere queste parole, associando le parole appunto al significato, è stato entusiasmante. E poi, andando molto più veloce di come prevedeva il percorso previsto per le elementari, allora ho pensato di passare subito a altri tipi di miscugli. Ora, notare, qual era il problema principale a cui si trovavano le maestre? È che tutti i bambini danno per scontato che il sale e lo zucchero si sciolgono nell'acqua. E queste le chiamano poi a un certo punto facilmente soluzioni. Ma i miscugli che noi chiamiamo soluzioni colorati, cosa fanno i bambini? Automaticamente li mettono in gruppi separati. Cioè, se voi chiedete spontaneamente ai bambini di fare dei raggruppamenti con questi miscugli che io presento qui, loro vi fanno i miscugli sempre basati sui dati percettivi. Ora, io cosa mi aspettavo? Mi aspettavo che, avendo a che fare con una prima ITI, questo l'ho fatto circa un 15 anni fa all'ITI di Pontedera, per capirsi, no, più di più, anche 20 anni fa all'ITI di Pontedera, e vedete, come vedete qui c'è anche il cromato di potassio, che ora non si può usare, però allora si era un po' più disinvolti, quindi... Perché, e poi avendo a disposizione un laboratorio, diciamo, di chimica con tante sostanze, insomma, mi ero un po' sbizzarrita. Allora, io vi faccio vedere come i raggruppamenti che spontaneamente hanno fatto i ragazzi. Aspettate che mi sembra che sia in quello dopo.
Allora, in pratica, quando io ho chiesto di raggrupparli, quindi c'erano tutte queste provettine messe sul banco, messe sul... loro cosa hanno fatto? Hanno fatto esattamente come i bambini, cioè hanno messo il sale e lo zucchero da una parte, poi alcol, solfato di rame, cromato di potassio, tutti insieme, perché per loro erano le sostanze che davano le caratteristiche, cioè il colore e l'odore, perché l'alcol era l'alcol appunto denaturato, quindi dava le caratteristiche all'acqua, guardate, identico a come facevano i bambini della scuola primaria. E invece poi quelli che noi chiamiamo miscugli eterogenei, quelli non avevano problemi, quelli li mettevano per... Quindi si erano create, diciamo, delle squadre in cui i raggruppamenti erano un po' diversi, per esempio altri gruppi avevano fatto zucchero e alcol, erano i solubili in colori, cioè per esempio avevano messo anche l'alcol fra gli incolori, perché erano in colori. E altri. Comunque c'era sicuramente un dominio assoluto della percezione, anche con bambini, insomma con ragazzi di 14 anni. Ovviamente qui si è lavorato, come diceva Aldo, molto anche su altri aspetti, tipo allora se una cosa va a fondo allora io comincio a introdurre il termine precipitato e così via. Cosa successe sempre in questa prova che feci? Che io poi dissi via, ma facciamo qualcosa di più generale, dico facciamo dei raggruppamenti più generali, come fareste voi? E successe questo, che il più bravo della classe, perché tanto c'è sempre il più bravo della classe, dice no via, facciamo due gruppi soltanto, i solubili e gli insolubili. Questa cosa qui successe alla fine dell'ora. E io poi dissi ai ragazzi, guardate queste cose ora, scrivetele tutte, per la prossima volta. Loro mi fecero una specie di relazione, diciamo, non canonica, e come me la fecero? In base alla loro percezione, cioè quello che era la conclusione di uno non era stata acquisita poi anche dagli altri, ma era rimasta, per cui dovette ritornare indietro e così via. Su questo, ora appunto mi riferisco anche al discorso di ricerca didattica che poi c'è. Questo problema dei tanti gruppi che facevano i bambini, anche alla scuola di base, permetteva di arrivare con difficoltà a una definizione operativa di soluzione come un insieme che si presenta limpido, indipendentemente dal colore. Allora, quando riportai anche queste mie osservazioni insieme alle altre osservazioni delle maestre del gruppo, insomma, di Carlo Di Fiorentini con cui collaboro, si decise di affrontare il problema in un altro modo, cioè la definizione di soluzione, quella riferita al sale e allo zucchero, diventava il cardine, no? Il cardine di tutto. Poi, anziché fargli fare gruppi ai bambini, si faceva vedere la provettina col sale e l'acqua e ci si metteva accanto per dire acqua e solfato di rame, no? E si diceva, ma se questa qua era una soluzione, questa cos'è? Diciamo, fare il confronto di volta in volta senza la dispersione per dominare in qualche modo i dati, l'aspetto percettivo. Non so se mi sono spiegata. Cioè, e in questo modo si arriva meglio ad avere una definizione di operativa di soluzione non legata solo agli aspetti percettivi, perlomeno della visione. Voglio dire, perché questa cosa qui a me mi ha fatto... Poi la seconda fase è più o meno come diceva Aldo, cioè
tutti si pensano in fondo che questo, cioè, tutti, molti pensano che sia sparito questo, questo sale nell'acqua, e invece insomma proporre di andare a vedere come, come si può recuperare, quindi il discorso dell'evaporazione, e la terza fase è quella di andare a vedere insomma in quale modo l'acqua scioglie il sale, ma non negli aspetti complicatissimi, diciamo da chimico di cui parlava Aldo, ma solo arrivando alla definizione operativa che il sale si scioglie perché l'acqua piano piano, diciamo, rende il chicco di sale grosso sempre più piccolo e lo suddivide in parti così piccole che noi non riusciamo a vederle ad occhio nudo. Questo, diciamo, questa è la terza parte. È solo il problema. Che, sì, sì. Ora io però vi dicevo, perché mi ha fatto cambiare il modo di approcciarmi, e poi questa è diventata, quando io entro in classe il primo giorno di scuola, la prima lezione, sale, zucchero e marmo, che è un modo per catturare i ragazzi il primo giorno di scuola. Perché effettivamente, cioè, non c'è tutta questa differenza fra un ragazzo di terza media e un ragazzo di prima superiore, e pensare che tutti quegli aspetti legati alla percezione, alla concretezza, diciamo, che sono necessari per un insegnamento nella scuola di base, non servano più nel momento in cui arriviamo in una prima superiore, è assolutamente assurdo. Quindi anche il biennio, dal mio punto di vista, va costruito in modo tale da passare in maniera graduale da un aspetto, dagli aspetti macroscopici a quelli microscopici. E insomma, come ho detto anche tantissime altre volte, per esempio affrontando la chimica classica nel biennio si può passare, dal mio punto di vista, in modo graduale da una parte. Niente, volevo dire solo a mo' di testimonianza, diciamo, che non è così, non è che arriviamo a 14 anni e si può parlare di atomi e di molecole e i ragazzi sono... Sì, però se voi guardate le indicazioni nazionali, nelle indicazioni nazionali c'è un forte legame con il concreto, cioè bisogna dire alle maestre o alle persone che incontriamo che nelle indicazioni nazionali non si parla di atomi, di molecole, di cose di questo tipo nella scuola primaria. Lo so, e quindi questo è il problema che sosteneva. Sì, sì, è vero, sì, sì. Perché si fa un gruppo diverso, no? Quindi dai due provette, una in colore e una celeste, tutte e due trasparenti, dice loro che ci sono trasparenti, no, quella no, è colorata. Allora comincia, devi manocchiare da sole, come sono, ci vedi attraverso, ci vedi. Il concetto di trasparenza... No, è vero, è verissimo quello tu. No, no, quello che dici te è verissimo, però io penso che non si possa pensare che loro lo debbano sapere, cioè c'è un momento nel, cioè, quando incontrano noi e ci accorgiamo che certe cose non le sanno, semplicemente noi andiamo a riprenderli dove sono, cioè se loro hanno bisogno di questi aspetti che sono, diciamo, più legati a... Sì, ma io te lo dicevo proprio nel senso che non bisogna dare niente di scontato. No, no, assolutamente. Perché te pensi che dire una cosa è trasparente, per loro sia diverso da dire che una cosa è colorata, oh no, o meno, che siano due aspetti diversi, e invece loro pensano che uno sia il contrario dell'altro. Cioè l'acqua è trasparente, la soluzione di solfato di rame è colorata, quindi non è trasparente. No, ci sono da chiarire anche tutti questi termini. Detto bene termini, Aldo. Sì. No, è perché lui... Dipende dal contesto. E infatti qui, guarda qua, quello che scrive Stefano, questo l'aveva scritto... I miscugli si possono definire soluzioni quando le sostanze disciolte nell'acqua assumono l'aspetto dell'acqua, cioè la trasparenza e la non colorazione. Quindi questo qui, per esempio, non l'aveva
assimilato il fatto che anche le sostanze colorate, per dire, possono essere trasparenti, quindi poi andrebbe chiarito la differenza fra trasparente e limpido, perché c'è qualche non chimico? Mi alza la mano? Qualche non chimico? Ma siete tutti, c'è qualcuno di area umanistica? Tutte scienze o chimica? Che differenza c'è tra comprensibilità e comprensione? Chi mi risponde? No, tutt'uno. Uno, mi risponda uno. Una? Magnifico, questa è la risposta sua, è la migliore. Lui sta il professore sta dicendo la comprensibilità è la premessa per la comprensione. Cioè io ho fatto tutto quello che per farlo comprendere. Questo tutto quello che significa che il linguaggio che ho utilizzato e i contenuti che ho proposto sono alla portata dello studente che ho di fronte. Questo non significa compreso, significa comprensibile. Bene? E come si fa a passare dalla comprensibilità alla comprensione? Ecco dove e solo dove intervengono i psicopedagogisti. Solo lì possono intervenire, perché prima la premessa non sono in grado di costruirla. Quindi loro possono intervenire sulla componente affettivo-emozionale e quindi consentire il passaggio. Quindi il metodo, se non c'è comprensibilità, non serve a nulla. È chiaro quello che sto dicendo. Io cerco di convincervi sia dei limiti degli psicopedagogisti. Loro sulla comprensibilità non hanno nulla da dire. Loro possono solo dirci qualcosa sul delicatissimo passaggio tra comprensibilità e comprensione. E io li metto in un angolo così, capite? Però in realtà non ci stanno nell'angolo, perché ce li metto solo io. Però io ce li metto. Loro possono solo dire qualcosa lì, ma ormai lo diciamo anche noi lo diciamo, che bisogna stare attenti, quindi non so che servano loro, però no, non so, no. La comprensibilità significa contenuto e linguaggio accessibili, è chiaro? Questa è la premessa, giustamente come diceva il professore. Io vorrei che questa distinzione fosse chiara a tutti. È interessante perché ti consente di dire sì, quello mi racconta delle belle cose, ma nel momento in cui entra nel contesto è morto, perché può far quel che vuole, possiamo usare le strategie più grandi. Io soffro molto quando vedo insegnanti che sono capaci di creare un'atmosfera in classe incredibile. L'ho incontrato in un posto stranissimo, in un momento stranissimo, una giovanissima insegnante che era fantastica. Insegnava gli idrocarburi a ragazzini di seconda elementare, no? E questi ragazzini erano così affascinati e così desiderosi di fare di piacere alla propria insegnante che si studiavano sti alcani e alcheni. Era una cosa, e questa aveva creato l'aspetto affettivo emozionale fantastico ed era più pericolosa delle altre. Io preferisco un insegnante che sia odiato, perché almeno lo studente sta tranquillo rispetto a certi pericoli. Non so se sono stato chiaro, ma volevo dirvi quindi comprensibilità e comprensione. Va bene, basta così. Ma soffro un po' quando vedo questi psicopedagogisti che vengono a parlare e vi vedo tutte con la bocca aperta. Eppure ne vedo, sarò io che vedo solo quelli. Ma però vi assicuro che
perché sono anche piacevoli da sentire. E io vado e se ascolto poi intervengo, ovviamente, perché sono fantastici. Perché anche quando mi dicono il linguaggio per capire e farsi capire, perché questo anche i linguisti fanno così, e però mancano di competenza disciplinare, quindi c'è questa mancanza che veramente non gli fa comprendere che il passaggio loro è solo quello. Perché se non c'è comprensibilità loro possono dire tutto quello che vogliono. Certo che è importante passare di lì a lì, e quindi possono dare dei consigli utili, ma solo se, e loro questa consapevolezza del solo se non ce l'hanno. E quindi sono anche presuntuosi. Io poi penso anche una cosa, che anche quello che dicevi all'inizio del lavorare insieme all'insegnante di lettere italiano sarebbe essenziale. Lo so che è rarissimo, so che loro dicono già purtroppo. È raro, perché io le pochissime volte, devo dire, che ci ho provato, non, ti dicono sì, e poi non è possibile. Insomma, io lavoro su numeri molto piccoli, quindi non posso neppure, capisci, gli insegnanti con cui lavoro io sono numeri molto piccoli, per cui sì, ho 2 o 3 insegnanti di lettere che sono disponibili, però non è che posso dire, però i risultati sono forti, perché ormai, voglio dire, a me è capitato, insegnando nella SIS più volte, che facendo, io avevo anche un corso linguaggio e comunicazione, e mi ricordo che certi giovani, diciamo della 13, mi dicevano: ma io devo insegnare chimica, cosa mi sta di... Dico: ma guarda, che se tu cominci a parlare, non sai parlare in italiano, veramente questa inconsapevolezza dell'importanza dell'interazione è grande, prego. Stranieri. Quindi la collaborazione con gli insegnanti d'italiano nell'alfabetizzazione di base, ma anche nell'acquisizione della lingua dello studio di tutte le materie, è essenziale. Quindi alcune delle riflessioni che lei ha fatto, effettivamente con tanta difficoltà stiamo cercando anche noi di renderci conto dell'importanza del rapporto di collaborazione con l'insegnante d'italiano, per cui in alcune classi prepariamo dei percorsi condivisi. È interessante. Però le difficoltà sì, sono, ma su questo non c'è dubbio. Poi nel professionale, con la riforma impellente, le ore di chimica vengono drammaticamente ridotte, soprattutto nell'indirizzo commerciale, la fisica scompare, quindi anche tutte queste belle cose sull'importanza dell'educazione scientifica diventano... Sì, ma difatti io lo sottolineo sempre, a parole si parla, però poi la realtà è un'altra. Sì. Scontriamo con questa realtà qui. Non c'è dubbio, sì. Non c'è dubbio. Però voglio dire, il problema della chimica è anche un problema che è abbandonata da tutti perché è mal insegnata, cioè è insegnata nella scuola primaria, nella scuola media di primo grado, non solo da incompetenti, ma anche da persone che, perché poi se ci sono anche tanti competenti che in realtà fanno danni grandi, perché pretendono di far cose che sono inaccessibili. C'è un problema grande, c'è molto da fare con pochissime risorse, e sembrano come la lingua italiana che è in disfacimento. Questo è quanto. Possiamo lasciarci? Visto che Aldo è andato via, direi che ci possiamo salutare. Non so, e la prossima volta però non sarà mercoledì prossimo, ma il 7. Quindi, perché ci sono gli scrutini, ci sono tutte anche il 7. Ah, peccato. E dopo il 7 ci rivediamo il 28, quindi c'è un saltino. Va bene, allora grazie a tutti e a presto, grazie a voi.